Salve e benvenuti! In questo video parleremo degli acceleratori di particelle, delle macchine che attualmente sono importantissime in moltissimi campi, come la fisica delle particelle, la medicina, la chimica o la biologia. Dunque, sono il futuro della scienza. A questo punto direi che sia inutile metterci in chiacchiere e cominciamo. Prima però di vedere quale sia il protagonista di questo discorso, direi che sia molto importante sapere che la struttura atomica non è così semplice come quella che ci hanno insegnato a scuola, ovvero come quella della classica struttura con elettroni, protoni e neutroni, ma è molto più complessa e poco nota. Infatti, particelle più grandi dell'elettrone, come neutroni e protoni, sono formate da altre particelle elementari, come i quark, che non sono a loro volta però composte da altre particelle più semplici. Possiamo dire che il regno quantistico delle particelle anatomiche sia suddivisibile in tre grandi gruppi, ovvero quello dei quark, quello dei protoni e quello dei bosoni, che possiamo vedere qui nello schema riportato in basso. Tra i bosoni abbiamo il gluone, il bosone V, il fotone e il bosone Z. Tra i quark invece abbiamo il top, il charm, lo strange e il down, mentre tra i protoni, ovviamente quelli noti attualmente, abbiamo il neutrino taonico, il tauone e così via. Piccola particolarità, come possiamo vedere tra i protoni possiamo notare anche l'elettrone, che secondo le nostre conoscenze è però una particella subatomica. Ciò sta a significare che l'elettrone sia l'unica particella subatomica ad essere elementare, in quanto sia neutroni che protoni non lo sono, in quanto formate da quark e string. Però non entriamo nel particolare. A questo punto, definita in grosso modo la struttura atomica quantistica, che è molto importante per la comprensione di queste grosse macchine, direi che possiamo finalmente descrivere il protagonista di questo discorso. Infatti, un acceleratore di particelle è un dispositivo che imprime elevate energie cinetiche a particelle subatomiche cariche, come ioni, protoni ed elettroni, mediante l'azione di campi elettrostatici o elettromagnetici. Dunque, le particelle così una volta accelerate vengono o inviate contro un opportuno bersaglio oppure fatte collidere tra loro. Comunque, in entrambi i casi, grazie al principio degli urti, si avrà la formazione di una nuova particella dotata di energia e conseguentemente di massa. Possiamo dire che gli acceleratori di particelle siano stati sviluppati per lo studio degli elementi costituenti della materia e per la meccanica quantistica. Infatti, l'ordine di grandezza subnucleare, riportato anche in viola nel testo, è molto molto piccolo, e sappiamo che i dettagli di un microsistema, che sia un atomo o una particella elementare, possono essere misurati solamente con una sonda, ovvero una radiazione elettromagnetica, che abbia caratteristiche come la lunghezza d'onda molto più piccole del sistema in esame. Il tutto ci viene anche dimostrato dal principio di De Broglie, che afferma che alle particelle dotate di massa sono anche associate delle proprietà fisiche delle onde, estendendo così anche il dualismo di onda-particella alla materia. Dunque, il grande principio introdotto da Einstein, corpuscolo propagazione. Possiamo vedere meglio questo principio attraverso questa immagine, che ci descrive il passaggio dal modello atomico di Bohr ad orbite stazionarie, al modello atomico invece ad onde stazionarie, ovvero delle onde che non si propagano ma rimangono nella stessa zona di spazio, che si propagano chiaramente ma rimangono comunque delimitati in una nube elettronica. Visto in maniera più chiara possiamo vederlo in questa immagine, abbiamo dunque il nucleo e la nube elettronica, in questo caso abbiamo un'orbita che in realtà non è presente in quanto abbiamo l'onda stazionaria, con l'elettrone che si comporta in due modi, sia come una particella che come un'onda. Un po' quello che accade nell'esempio classico della candela. Abbiamo dunque l'effetto corpuscolare e l'effetto ondulatorio, che ci esprime chiaramente il dualismo di De Broglie. Definiti gli acceleratori di particelle, è molto importante sapere che dietro queste grandi macchine sono presenti moltissimi complessi principi fisici che hanno permesso agli scienziati di approfondire lo studio della produzione di nuove particelle. Generalmente possiamo dire che il principio fisico dietro la generazione di nuove particelle è quello degli urti ad elevata energia, ovvero facendo collidere tra di loro particelle ad alta energia cinetica, ovvero prossime alla velocità della luce C, il prodotto, ovvero la sintesi, per l'uguaglianza tra massa ed energia, è una nuova particella a massa ed energia superiore che generalmente e solitamente decade in un'altra particella figlia. Dall'analisi di tale decadimento è possibile anche risalire alle caratteristiche della particella madre.
In realtà, al riguardo c'è da dire che in fisica delle particelle esistono due modi per rilevare nuove particelle. Il primo è quello che utilizza dei rilevatori passivi, i quali sfruttano le collisioni naturali ad alta energia tra i raggi cosmici e l'atmosfera terrestre, rilevandone i prodotti, ovvero i decadimenti. Questa è un po' l'ottica in cui si muove l'astrofisica particellare. Queste collisioni sono però meno frequenti e controllabili rispetto a quelle producibili in laboratorio tramite acceleratori di particelle. Il secondo modo per l'elevazione di particelle è quello dell'utilizzo di acceleratori di particelle cariche per produrre fasce di particelle ad altissima energia in quantità degne di nota, fatte poi collidere tra loro rilevandone i prodotti in appositi rilevatori, che chiamiamo collisori artificiali. Possiamo dire che la capacità di creare nuove particelle e di rompere i legami nucleari aumenta con l'energia e la quantità di particelle coinvolte nell'interazione. Chiaramente, gli acceleratori di particelle non possono produrre nuove particelle a meno che non ne siano accelerate altre. A tal proposito, gli acceleratori di particelle utilizzano campi elettrici e campi magnetici per accelerare particelle cariche. Dunque, possiamo dire che vari tipi di acceleratori si differenziano per tipo di particelle accelerate e per utilizzo, ma si basano tutti in realtà sullo stesso principio di funzionamento, ovvero su quell'equazione che unisce le due realtà teoriche fisiche del campo elettrico e del campo magnetico. Prima di vedere quale sia questa equazione, che poi sarà quella di Lorentz, dobbiamo analizzare singolarmente questi due principi fisici, partendo dal campo elettrico e andando poi al campo magnetico. In fisica diciamo che il campo elettrico è una grandezza vettoriale indicata con E in ogni punto dello spazio, che si definisce come il rapporto tra la forza di Coulomb esercitata da una carica Q grande su una carica di prova Q piccola, e il valore stesso di questa carica Q piccola. Dunque, possiamo dire che ogni volta che due cariche elettriche si trovano nelle vicinanze, si forma un campo elettrico. A differenza, invece, possiamo dire che un campo magnetico è un campo vettoriale solenoidale generato nello spazio dal voto di una carica elettrica o da un campo elettrico variabile nel tempo. Il campo magnetico, insieme al campo elettrico, dà vita al campo elettromagnetico, che è anche responsabile dell'interazione elettromagnetica nello spazio. In basso qui si riporta una legge molto importante per il campo magnetico, ovvero la legge di Biot-Savart, dal nome dei fisici francesi Jean-Baptiste Biot e Félix Savart. Essa si riferisce a diverse leggi in realtà della magnetostatica, che permettono di calcolare il campo magnetico generato da correnti elettriche. Quella più generale, che è stata verificata empiricamente, è anche chiamata prima formula di Laplace, dal nome di un fisico matematico e un astronomo. La seconda invece è quella riportata, è la legge di Biot e Savart per un filo rettilineo indefinito, che può essere considerato un semplice caso particolare della legge di Laplace. Dunque, possiamo dire che queste due leggi, ma in particolare questa riportata, unifica il campo magnetico con i fenomeni elettrostatici stazionari. Dunque, a questo punto, avendo un'idea teorica del campo elettrico e del campo magnetico, possiamo finalmente riscrivere quell'equazione che mette insieme queste due realtà, ovvero l'equazione di Lorentz, la quale nel discorso degli acceleratori di particelle è estremamente importante, in quanto ci aiuta a descrivere la curvatura e il focheggiamento delle particelle all'interno di motori come il ciclotrone e il sincrotrone. Dunque, vediamo qual è questa equazione. L'equazione di Lorentz si definisce come quell'equazione basilare che descrive il moto di una particella carica in un campo elettrico e magnetico, che prende il nome dal fisico olandese di Hendrik Antoon Lorentz, tra l'altro, piccola parentesi, premio Nobel nel 1902 per la fisica. Come possiamo vedere dall'immagine di seguito riportata, abbiamo l'equazione di Lorentz, molto complessa, però chiaramente risolta dato che è stata utilizzata. In questa formula, Q è la carica elettrica della particella, E è il campo elettrico nel caso sia presente, B è il campo magnetico, sempre se sia presente, e D invece è la velocità che assume la particella. La soluzione di questa equazione descrive il moto di una particella. Infatti, una particella carica in moto in un campo magnetico percorre una traiettoria elicoidale. In un acceleratore, come anche possiamo notare da queste immagini, sono proprio i campi elettrici quelli che forniscono energia alla particella, aumentandone la velocità, mentre i campi magnetici vengono utilizzati per imbragliarla nella traiettoria voluta. Un esempio molto teorico e irreale potrebbe essere quello di un vecchio televisore a tubi catodici, che potrebbe essere una sorta di acceleratore di particelle casalingo.
in quanto in questo caso ad essere accelerato da un campo elettrico è un piccolo fascio di elettroni che va ad illuminare lo schermo, mentre i campi magnetici vengono utilizzati per mettere a fuoco l'immagine, come se fosse una vera e propria lente di ingrandimento. Dunque, cosa possiamo dire in conclusione? Il campo elettromagnetico nel suo complesso, in un acceleratore di particelle, ma comunque anche in generale, guida le particelle verso un bersaglio o verso altre particelle. In foto possiamo notare un campo magnetico B che trasporta e confina le particelle di un acceleratore. In questo caso, dunque, un campo magnetico costante non può compiere un lavoro su una particella carica e quindi non può variare la sua energia, ma può comunque trasportare la particella, può comunque foccheggiarla. Mentre in quest'altra immagine notiamo un campo magnetico uniforme che può essere utilizzato per mantenere una particella carica in moto su un'orbita assolutamente circolare. Dunque, a questo punto in realtà c'è da fare una piccola parentesi. Infatti, data la frequenza con la quale bisogna citare in questo discorso l'energia delle particelle, è importante introdurre una nuova grandezza fisica, ovvero l'elettronvolt, che si definisce come quell'energia guadagnata o persa dalla carica elettrica di un singolo elettrone che si muove nel vuoto tra due punti di una regione tra i quali vi è una differenza di potenziale elettrostatico equivalente, secondo le unità di misura che utilizziamo, ad un singolo volt. Nel parlare dell'elettronvolt, spesso utilizziamo i suoi multipli, che sono il kiloelettronvolt, il megaelettronvolt e così via, che sono dei prefissi utilizzati dal SI, ovvero dal sistema internazionale, ma dobbiamo ricordare che l'elettronvolt non è tuttavia un'unità di misura del sistema internazionale. Potremmo dire che sia praticamente come l'anno luce, oppure il litro, o anche una grandezza empirica come è il grado di temperatura, in quanto direttamente derivante da un singolo strumento. Ritornando al discorso dei multipli dell'elettronvolt, c'è da dire che in realtà spesso, per comodità, non vengono chiamati nel modo giusto, come ad esempio megaelettronvolt, kiloelettronvolt e così via, ma vengono pronunciati come si legge la parola, kev, mev, gev e tev, e così via, non ricorrendo alla giusta pronuncia dei prefissi. Dunque, per avere un'idea più chiara di quello che è un elettronvolt, ci basta guardare l'immagine, vediamo che un elettronvolt corrisponde a 1602 per 10 alla meno 19 joule, è dunque un'energia molto molto piccola, anzi estremamente piccola. A questo punto, acquisita una superficiale base fisica, possiamo finalmente cominciare con l'analisi di un primo acceleratore di particelle, che in realtà è abbastanza antico. Andiamo dunque in ordine di tempo. Dunque, un tempo ritenuti solamente apparecchi teorici e realizzabili, gli acceleratori di particelle nacquero così come li conosciamo con Robert Van der Graaf nel 1931, ma in maniera più primitiva nacquero in realtà nel 1901 con Roentgen, il quale costruì un primo prototipo della storia ideale di acceleratore di particelle. Vincitore del Nobel per la fisica nel 1901, Roentgen costruì un acceleratore di particelle costituito da un'ampolla a vuoto contenente un catodo connesso al polo negativo di un generatore di tensione. Riscaldato così il catodo emetteva elettroni che fluivano accelerati dal campo elettrico verso l'anodo, che era chiaramente a tensione positiva. Dall'urto con l'anodo gli elettroni producevano così raggi X. Dunque, ciò che accadeva era che gli elettroni estratti dal catodo, come si può vedere in immagine, viaggiavano verso l'anodo positivo e acquistavano un'energia uguale alla loro carica moltiplicata per la differenza di potenziale applicata tra il catodo e l'anodo. Inoltre, tra i due elettrodi, la differenza di potenziale viene anche usata per accelerare le particelle. L'energia massima è data dalla massima tensione applicata, come è possibile verificare in questa formula, dove ΔE è uguale a meno E delta V. Dunque, a questo punto c'è da dire che parlando di sistemi del genere, ovvero di acceleratori, è importante anche considerare dei fattori relativistici. Infatti, possiamo dire che un elettrone o comunque una particella diventa relativistico quando la sua energia è maggiore di 5 megaelettronvolt. Questo chiaramente per quanto riguarda solamente l'elettrone come particella elementare, ma già nel caso parlassimo di un protone, la sua energia, ovvero l'energia del quale avrebbe bisogno la particella per diventare relativistica, sarebbe almeno 1000 volte maggiore, quindi è un fattore molto variabile. Visto quindi con Roentgen un primo prototipo di acceleratore di particelle, cominciamo col vedere acceleratori un po' più recenti, o comunque più moderni, parlando finalmente degli acceleratori di particelle lineari. Anni dopo l'idea di Roentgen di un primo prototipo di acceleratore di particelle, per aumentare l'energia massima delle particelle accelerate,
Il fisico Van de Graaff pensò di realizzare un generatore elettrostatico nel quale le cariche, grazie chiaramente ad una cinghia non conduttrice, venissero trasportate ad un terminale isolato nel quale veniva poi posta la sorgente di particelle. Dunque, a questo punto, in base a quanto abbiamo studiato, possiamo già pensare che questo tipo di acceleratore, ovvero lineare elettrostatico, sia di tipo rilevante passivo, in quanto le particelle, una volta accelerate, vengono fatte collidere verso un bersaglio fisso. Non a caso, il principio di funzionamento di questo tipo di acceleratore è proprio il fatto che le particelle emesse da un filamento vengono accelerate dal campo elettrico longitudinale generato da elettrodi susseguenti. Tutto ciò è possibile essere riassunto nella formula che è di seguito riportata, ovvero Vdt uguale a V con 0 per il seno di omega per t. Chiamiamo ad oggi queste strutture LINAC, ovvero Linear Accelerator, e sono molto importanti in quanto in grado di accelerare particelle cariche generate per mezzo di cannoni termoionici o fotoiniettori. In questo caso, ovvero nel caso dei LINAC, le particelle vengono prima create in piccoli pacchetti, per poi essere successivamente, nella seconda parte dell'acceleratore, chiaramente accelerate. A questo punto non ci resta che vedere quale sia il principio di funzionamento di questo acceleratore in maniera più specifica, facendo anche riferimento a questa immagine animata. Infatti, come è possibile ben vedere, le particelle vengono accelerate lungo un percorso rettilineo contro un bersaglio fisso. In che modo? Attraverso dei tubi che chiamiamo gap. Questi tubi hanno una carica che viene invertita e vengono così creati dei campi elettromagnetici che portano la particella ad essere accelerata ed acquisire sempre di più energia. Attualmente possiamo dire che l'acceleratore di particelle lineare elettrostatico più grande sia quello dello Stanford Linear Accelerator, lungo ben 3 km. Questo tipo di acceleratore di particelle è molto comune. Ci basti pensare ai tubi catodici che non sono altro che acceleratori di particelle lineari di elettroni. Inoltre, questo tipo di acceleratori vengono anche spesso utilizzati per fornire quell'energia necessaria iniziale alle particelle che saranno poi immesse in acceleratori più potenti, ovvero quelli circolari. Essi trovano anche un impiego molto importante e ampio nella medicina, soprattutto per la radioterapia e per la radiochirurgia. Alcuni anni dopo, sempre per quanto riguarda gli acceleratori lineari elettrostatici di particelle, un fisico molto importante di nome Ising ebbe un'idea molto importante che fu poi applicata da Widerow. Infatti, egli pensò di applicare una tensione variabile nel tempo, ovvero sinusoidale. Inoltre, in questo caso, le particelle non sentono il campo accelerante quando si muovono all'interno di ciascuno dei tubi di drift. Conseguentemente, l'accelerazione avviene in corrispondenza dei gaps. Tali strutture ad oggi vengono chiamate LINAC a tubi di drift, o abbreviate con la sigla DTL. A questo punto ci verrebbe da porci una domanda, ovvero è possibile sincronizzare la tensione accelerante col moto delle particelle per ottenere quindi un guadagno di energia ad ogni attraversamento di tubi di gap? Se sì, in che modo? Ebbene sì, questa grande domanda ha una risposta positiva. Sì, è possibile. In che modo? Aumentando la lunghezza del tubo e conseguentemente la velocità, così che il tempo di attraversamento delle particelle sia sempre uguale a mezzo periodo del generatore di tensione. Tutto ciò si può riassumere nella formula che viene riportata qui sotto la foto di un esempio di DTL. Successivamente, dall'acceleratore di Widerow si è passati progressivamente al concetto di accelerazione con campi di radiofrequenza. In questo caso, come possiamo ben notare dalle immagini in apparizione, la struttura accelerante diventa una cavità risonante, ovvero una struttura metallica chiusa, in cui viene accumulata l'energia sotto forma di campi elettromagnetici a RF, ovvero a raggi o campi di radiofrequenza. Il modello LINAC appena descritto, nonostante sia attualmente in uso, non è più in top di gamma, anzi lo si utilizza abbinato ad un tipo di acceleratore rivoluzionario, ovvero quello circolare. Infatti, nel 1930, il fantastico scienziato Lorentz ebbe l'idea di curvare le particelle su una traiettoria circolare, facendole ripassare molte volte nello stesso sistema accelerante. Dunque, da un punto di vista fisico, ciò che scoprì Lorentz è che con i campi magnetici era effettivamente possibile curvare e confinare la traiettoria delle particelle, mantenendola così circolare. Cosa che in termini di energia è molto più inconveniente rispetto a quanto accadeva nei LINAC. Infatti, ad ogni giro delle particelle corrispondeva un aumento di energia dovuto al campo elettrico accelerante a radiofrequenza C.
A questo punto è molto importante dire che in questo tipo di acceleratori a formare il campo magnetico curvante sono proprio i dipoli, che possono essere sia formati con magneti permanenti sia con magneti superconduttori, a seconda dell'intensità del campo magnetico che si voglia, nel caso, andare a formare. Uno dei primi acceleratori circolari che sperimentò lo scienziato Lorentz fu proprio il ciclotrone, ovvero una macchina usata per accelerare facili particelle elettricamente cariche. Normalmente ioni leggeri utilizzano una corrente alternata ad alta frequenza e ad alta tensione, in associazione chiaramente con un campo magnetico perpendicolare. Dunque, inventato nel 1930 e perfezionato poi successivamente sempre da se stesso nel 1932, è utilizzato ancora ad oggi in medicina, principalmente per il trattamento dei tumori. Piccola particolarità, nei ciclotroni l'accelerazione è data dalla traiettoria che viene percorsa dalla particella che ha spirale a partire dal centro. Una volta poi raggiunto il bordo esterno della macchina, il fascio di particelle fuoriesce ad alta velocità, prossimo alla velocità della luce, quindi quasi relativistico. Sempre riguardo i principi di funzionamento, visti in maniera più approfondita, possiamo dire che fisicamente il principio che regola il funzionamento del ciclotone prende il nome di risonanza ionica ciclotronica, anche chiamata in realtà ionorisonanza ciclotronica, che è un fenomeno molto correlato al movimento degli ioni in un campo magnetico, che consiste nel vero e proprio movimento a spirale delle particelle anche quando queste aumentano la loro energia, sotto l'azione del campo magnetico e di una tensione di appropriata radiofrequenza. Nell'immagine animata riportata è possibile vedere il vero e proprio funzionamento del ciclotrone. Dunque, le particelle che vengono accelerate lungo una traiettoria spirale vengono poi lanciate verso un bersaglio o comunque verso un altro tipo di acceleratore, per quanto riguarda poi acceleratori più compressi, composti da più motori. Dopo il ciclotrone, un altro acceleratore circolare di particelle, molto più complesso, che potremmo definire come un ciclotrone evoluto, è il sincrotone. L'accelerazione in un sincrotone è più particolare per quanto riguarda quella che avveniva nel ciclotrone. Infatti, in questo caso, il campo elettrico in cavità accelera le particelle e non può essere elettrostatico, ma deve necessariamente avere un carattere oscillatorio nel tempo. Altrimenti, in un giro completo, una particella guadagnerebbe energia, ma l'andrebbe a perdere nella rimanente parte dell'accelerazione. Il tutto, ovvero l'esistenza di ciclotroni e sincrotroni, ovvero di questi acceleratori di particelle, è dovuto a delle macchine molto importanti, che chiamiamo quadrupoli e sestupoli. Il quadrupolo magnetico è un magnete con quattro poli che focheggia le traiettorie delle singole particelle, così come fa una lente con una luce. Mentre un sestupolo magnetico è un magnete che genera un campo nullo nel centro del magnete, così che la variazione del campo magnetico dipenda quadraticamente dallo spostamento trasversale. Sono riportati qui in queste foto, abbiamo qui un quadrupolo e qui un sestupolo. Finora abbiamo solamente dato uno sguardo al passato, ma non è stato tempo perso, perché tutto ciò che abbiamo e tutto ciò che conosciamo è frutto degli studi di tantissimi scienziati che hanno addirittura sacrificato la loro vita per studi sugli acceleratori di particelle. Ed è proprio grazie a questi scienziati che ora posso essere qui ad introdurre gli acceleratori di particelle moderni ed attuali, i quali, con strutture complesse e prestazioni altissime, furono ideati dal fisico Touchek nel 1960. A questo grandissimo scienziato si deve l'invenzione di una nuova branca della fisica, ovvero la cosiddetta fisica degli acceleratori di particelle. Scoprì infatti che con la collisione tra particelle e antiparticelle, come elettroni e positroni, ovvero con particelle di cariche opposte, si sarebbe generata un'energia allucinante. Nella loro annichilazione, le particelle avrebbero rilasciato la totalità della loro energia per la formazione di nuove particelle dotate di energia e conseguentemente di massa. Touchek diede così vita, applicando i suoi studi alla realtà, ai moderni acceleratori di particelle a collisori. Nella comparsa di questa immagine possiamo notare che nonostante questi acceleratori siano molto più complessi, siano comunque in grado di produrre dalla collisione di particelle e antiparticelle un'energia nettamente superiore rispetto agli acceleratori precedenti. Infatti, nel primo caso abbiamo una particella in movimento che si scontra contro un bersaglio fisso non in movimento. In questo caso, l'energia disponibile dall'interazione corrisponde alla radice quadrata di 2 EMC al quadrato. Mentre nel secondo caso, ovvero nel caso in cui due particelle, o meglio due antiparticelle in movimento si scontrino, l'energia che si andrà a formare sarà quasi equivalente
A2E, ovvero energia. Un esempio di acceleratore di particelle a collisore moderno è chiaramente DAFNE, ovvero il Double Annular Factory for Nice Experiments, situato presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN, ovvero dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La particolarità dell'accelerazione DAFNE è che si tratta di un acceleratore a elettroni-positroni. Il principale proposito di DAFNE e del suo esperimento, ovvero CLOE, è lo studio della violazione della simmetria fondamentale CP attraverso il comportamento dei mesoni K provenienti dal decampionamento dei mesoni F. Possiamo dire che questo acceleratore moderno sia entrato in funzione tra il 1999 e il 2000. Si tratta dunque di un acceleratore della nuova generazione. Nell'immagine in comparsa è possibile vedere un esempio di quanto avviene nell'accelerazione DAFNE. Dunque, dalla collisione di elettroni e positroni ad una certa energia si produce una particella F che decade in caoni K, carichi oppure neutri. Mentre in quest'altra immagine è possibile notare quanto sia complessa la struttura di DAFNE. Abbiamo quindi anche degli acceleratori lineari, dei flussi di elettroni, dei flussi di positroni che si incontrano in CLOE, dove avviene la vera e propria collisione tra i due fasci di particelle e dove avviene anche inoltre la formazione di energia e conseguentemente di particelle. Chiaramente, parlando di acceleratori moderni di particelle, è impossibile non citare il CERN, ovvero la cosiddetta Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare. Esso si definisce come il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, posto al confine tra la Francia e la Svizzera, dunque alla periferia ovest della città di Ginevra, nel comune di Meyrin. Dunque, la convenzione che lo istituiva fu firmata il 29 settembre del 1954 da 12 stati membri, mentre oggi ci basti pensare che ne fanno parte 23 più alcuni osservatori, compresi tra stati extraeuropei. Lo scopo principale dell'Istituto CERN è quello di fornire ai ricercatori gli strumenti necessari per la ricerca in fisica delle alte energie, o fisica delle particelle, ovvero principalmente acceleratori di particelle e rilevatori che permettono di osservare i prodotti delle collisioni tra fasci di queste particelle. Dunque, possiamo dire che uno dei più grandi successi storici del CERN sia il Large Hadron Collider, ovvero l'LHC, un acceleratore di particelle situato presso il CERN di Ginevra, utilizzato per ricerche sperimentali. Esso si definisce come l'acceleratore di particelle più grande e potente mai esistito sulla Terra. Per quanto riguarda il principio di funzionamento dell'LHC, possiamo fare riferimento all'immagine che viene riportata in basso a destra. Notiamo infatti che i fasci di ioni cominciano il loro percorso agli acceleratori lineari che vengono indicati nella figura con P e PB. Dunque, questi fasci continuano quindi il loro percorso nel sincrotone di protoni, indicato con PS, nel grande sincrotone di protoni SPS e giungono infine nell'anello esterno dal diametro di 25 km. Sono anche stati indicati in giallo i quattro rilevatori ATLAS, CMS, LHCb e ELIS. I componenti più importanti di questo acceleratore sono ben 1232 magneti superconduttori a bassa temperatura. Ciò sta a significare che il campo magnetico con il quale lavora l'LHC è estremamente intenso. Dunque, grazie soprattutto al CERN, ma comunque anche a tantissimi altri istituti di fisica nucleare, siamo attualmente in grado di costruire macchine così complesse che per la fisica, e non solo, hanno portato e porteranno a scoperte pazzesche. In particolare, negli ultimi anni è stata stilata una lista di obiettivi che si intende raggiungere grazie al solo e singolo utilizzo degli acceleratori di particelle. Fra le domande più importanti che ci siamo posti, possiamo trovare principalmente quelle che riguardano il fatto che le particelle elementari abbiano masse diverse, oppure quelle riguardanti la materia oscura o l'energia oscura, e quelle riguardanti la teoria delle stringhe. Dunque, gli acceleratori di particelle sono importantissimi perché ci permetteranno in futuro, molto probabilmente, di arrivare alla percezione di realtà che ad ora sono letteralmente inimmaginabili. Dunque, a questo punto dire che però gli acceleratori siano importantissimi solamente per la fisica, direi che sia abbastanza limitatorio. Infatti, come anche già accennato, sono fondamentali anche in moltissimi altri ambiti. Ad esempio, come possiamo vedere in questa immagine, gli acceleratori di particelle sono delle tecnologie che possono anche essere applicate all'ambito della microbiologia, dell'astronomia o comunque della chimico-fisica. In che modo? Abbiamo ad esempio la polimerizzazione mediante il raggiamento con elettroni, i raggi X, oppure la produzione di radioelementi, la radiobiologia, oppure l'industria che riguarda la radiografia dei metalli e così via, oppure studi addirittura sul nucleo atomico e sulle particelle che lo compongono.
Infine, un altro studio molto importante è quello che riguarda simulazioni dello stato dell'universo alcuni microsecondi prima della sua nascita. Le applicazioni degli acceleratori di particelle non finiscono qui. Infatti troviamo moltissime applicazioni anche nell'ambito della biomedica e dell'elettromedica. Ad esempio, per la preparazione di isotopi radioattivi e traccianti da usare nelle indagini diagnostiche, per la terapia oncologica molto importante attualmente, soprattutto per i grandissimi casi in aumento, e infine per l'ampia presenza di strumenti diagnostici che si basano su principi derivanti dagli acceleratori di particelle. Un esempio è l'apparecchio che viene utilizzato per le TAC. Dunque, attualmente questi acceleratori sono dei veri e propri tesori, in quanto le loro applicazioni sono letteralmente infinite attualmente. Si basti pensare alla medicina, alla radioterapia, oppure all'androterapia, sempre riguardante la medicina, che sfrutta accelerazioni con protoni e ioni pesanti, più efficaci e più localizzate, ad esempio le risonanze di Bragg. Ci permette anche inoltre di effettuare un controllo dose. Dunque, gli acceleratori di particelle fanno parte del nostro futuro. Grazie mille per l'attenzione, e ricordate cosa diceva Richard Feynman: se capisci la meccanica quantistica, non capisci la meccanica quantistica. Grazie mille.